Avevo 12 anni quando ho subito violenza da parte di un amico di mio padre. Io ricordo che già a 18-19 anni ero una ragazza profondamente arrabbiata. Il mio matrimonio è stato un matrimonio abbastanza violento, le relazioni al lavoro non funzionavano, nella vita le cose comunque non andavano. Io continuavo a farmi la domanda sbagliata, mi chiedevo perché, perché a me, perché la vita non ha niente di bello in serbo per me. Il perdono è il primo passo, è una decisione inizialmente, è la decisione di dire ok, non importa quello che è stato, quello che è il mio passato, io oggi ricomincio da qui e come primo atto lascio andare quello che non mi serve più. Scegliere il perdono, scegliere l'amore, scegliere di accettare che a volte la vita non è giusta. Un percorso sul perdono ti toglie dalla posizione di vittima e ti rimette nella posizione di creatrice della tua vita e della tua realtà. E come diceva la Louise Hay, non ci sono vittime, non ci sono carnefici, ma siamo tutti vittime di altre vittime.